Buon pomeriggio, venerdì 26 giugno, ben ritrovati con InfoStudio. Apriamo con la vicenda della Palamiloni di Crotone, quest'oggi l'edizione pomeridiana del nostro telegiornale. Dunque, adesso veramente c'è materia per una novella pirandelliana oppure per un film di Ken Loach. Siamo al muro contro muro e al momento la situazione non è ancora stata definita. Questa mattina, oggi, cioè era il giorno in cui il comune si recava presso la struttura, il più grande impianto polivalente della città, per chiedere la consegna delle chiavi al consorzio Momenti di Gloria, che raggruppa diverse società sportive che co-gestiscono appunto l'impianto e si occupano anche degli interventi, della sua custodia e manutenzione. Ieri il TAR aveva revocato il provvedimento di sgombero relativamente però ai ricorsi presentati da due delle otto società che compongono il consorzio stesso e il Comune intende andare decisissimamente avanti appunto sulla strada, insomma, della restituzione della struttura dell'immobile. Il consorzio continua ad opporsi. Stamattina ci sono stati anche momenti di tensione. In questo momento ci sono i rappresentanti del consorzio all'interno della struttura, cioè non è stata data esecuzione al provvedimento di sgombero per noi, con sprezzo anche del pericolo. C'era Giuseppe Laratta. Vediamo. È continuato fino a questa mattina il braccio di ferro tra il Comune di Crotone e il Consorzio Momenti di Gloria in merito allo sgombero del Palamilone, struttura sportiva affidata in gestione al consorzio in passato, ma revocata dal commissario prefettizio dell'ente Tiziana Costantino, la quale aveva chiesto lo sgombero dell'immobile. In merito, Momenti di Gloria si era rivolta al TAR Calabria, che nella giornata di giovedì ha sospeso lo sgombero, ma solo per due delle otto società che compongono il consorzio. Questa mattina, data ultima per liberare l'immobile, il Comune di Crotone si è presentato davanti al Palamilone per procedere allo sgombero, chiedendo le chiavi della struttura al consorzio che si è rifiutato. Questo quanto è accaduto in presa diretta. Io vi invito e vi diffido dall'entrata, perché sennò chiamo i carabinieri e vi denuncio per abuso d'ufficio. Quindi fermatevi, se poi la vostra intenzione è di entrare, aspettate che chiamiamo i carabinieri, chiamiamo le forze dell'ordine e vediamo se potete entrare. Noi siamo già forze dell'ordine. No, ma in questo momento se uno commette un reato come forze dell'ordine non è che dice che lo Non può sentite, fare. Devi chiamare NATA forze loro non dell'ordine. commetteranno nessun reato in nostra Se presenza. entrano, È chiuso, non possiamo. commettono un reato. È chiuso. Noi non. Siamo qui per eseguire un'ordinanza. Voi, quale ordinanza? Per commettere un reato. Se volete Permesso, consegnare le avvocato. Noi non chiavi, possiamo consegnare le chiavi. C'è il TAR che ha sospeso l'ordinanza. Allora, se pensiamo che non vengono Con tutto il rispetto per ovviamente, il collega con il quale si stringe un rapporto d'amicizia. Allora, a nostro avviso, se il comune entra, commette un reato, perché in calce al provvedimento del TAR c'è scritto che l'amministrazione deve conformarsi. Ora, giuridicamente non è consentito la sospensione parziale di un'ordinanza. L'ordinanza è sospesa per due soggetti che hanno portato l'accertamento tecnico preventivo, però è sospesa nella sua totalità. Pertanto io chiedo alle forze dell'ordine presenti nel momento in cui viene fatto l'accesso l'arresto in flagranza di chi entra Io chiedo nell'adesso. solamente la consegna delle chiavi, se Non non c'è non intenzione abbiamo di consegnare Noi abbiamo le la domanda è chiavi. avvocato, chiedo scusa, avvocato, perché siete state chiare e precise. Sì, prego. A noi non ci arresta nessuno, perché siamo già polizia noi e non consentiremo che ci sia illegalità, eccetera. Il funzionario, l'avvocato, ha chiesto se voi avete l'intenzione di consegnarci le chiavi dell'unità che è comunale. Avete intenzione di La farlo? risposta è: il consorzio non consegna le chiavi perché l'ordinanza è sospesa e il comune non può Perfetto. nemmeno chiederle. Ne prendiamo Il comune non può chiederle. Va bene, avvocato, Per non quanto siamo qua per attiene, fare polemiche. Chiediamo la consegna delle chiavi, se non per vengono quanto attiene, consegnate, per quanto diciamo attiene, per che quanto attiene all'associazione, io vi ricordo che per quanto attiene all'associazione che sono risultate essere vincitrici, sembra quasi, di un concorso pubblico, no, di un ricorso al TAR, le associazioni hanno titolo a domandare che lo stato dei luoghi non sia alterato e Noi non modificato. siamo qui Con per il vostro, discutere infatti il io diritto, domando, chiediamo semplicemente in ottemperanza di vi un'ordinanza richiamo la consegna a, delle io, no, io vi richiamo al rispetto di un'ordinanza che prevede la immodificabilità dello stato dei stato luoghi. Lei viene e mi domanda, con tutto il rispetto e senza offesa per nessuno, domanda al consorzio delle chiavi a che scopo?
per entrare e modificare lo stato dei luoghi e con quale motivazione, piuttosto che con quale tipo. Collega, io non sono qua per modificare. No, lei si deve assumere le sue, perché lei sta chiedendo delle chiavi allo scopo. Io le domando perché per entrare. Ma la mattina quando ci vediamo, ma per entrare, ma in questa fase io sono qua per le faccio presente. Lei si vuole mettere nel possesso. Prendo atto che il comune si vuole mettere nel possesso di un bene di proprietà comunale. In spregio un'ordinanza del TAR che salvaguarda due associazioni, quantomeno due associazioni. Commissario Bollente! Vattene! Fascisti! La situazione è in evoluzione e lo stesso consorzio sta aspettando in questi minuti la nuova mossa dal comune di Crotone. Di cui, se ci sarà, naturalmente vi daremo conto nella prossima edizione alle 19.15. Faccio notare che coloro che avete sentito che parlavano erano tutti, praticamente tutti, quasi tutti, tranne un vigile urbano, avvocati appunto del foro di Crotone. Sono passati per la precisione 7-8 mesi ormai dall'episodio e a distanza appunto di 8 mesi l'uomo che causò l'incidente stradale che provocò la morte di 4 ragazzi, di 18 e di 19 anni, sulla statale 107 a Rende, il 6 ottobre del 2019, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Gaspare Salerno, 33 anni, era alla guida di un'auto, una Citroen, che si scontrò frontalmente con la Volkswagen Lupo su cui viaggiavano Alessandro Algeri, l'avete visto poco fa, Mario Chiappetta, Federico Lentini e Paolo Iantorno. Sull'auto con Salerno c'era anche la sua compagna, entrambi rimasero gravemente feriti, però sopravvissero. Le indagini coordinate dalla Procura di Cosenza hanno consentito di accertare, ecco perché l'arresto arriva a distanza di 8 mesi, hanno consentito di accertare che al momento dell'incidente Salerno era alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge e sotto l'effetto di cannabinoidi. Inoltre gli accertamenti che sono stati effettuati sulla velocità delle auto hanno appurato che in quel momento l'uomo viaggiava a una velocità di circa 120 km orari e in quel tratto di strada il limite è di 50 orari. La Corte di Cassazione ha detto di no alla scarcerazione dell'avvocato ed ex parlamentare catanzarese Giancarlo Pittelli, che il 19 dicembre scorso è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta Rinascita Scott, che ha permesso di ricostruire, lo sappiamo, interessi e rapporti tra 'ndrangheta, politica e massoneria deviata. Pittelli, che è rinchiuso nel carcere di Nuoro, è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, perché per i magistrati della DDA di Catanzaro avrebbe fatto da intermediario tra gli interessi delle cosche vibonesi, in particolare quelli della cosca Mancuso di Rimbadi, gli apparati istituzionali, e avrebbe anticipato al boss Luigi Mancuso i dettagli di cui era venuto a conoscenza su indagini ancora coperte da segreto istruttorio. La Suprema Corte ha detto di no all'annullamento della misura cautelare nei confronti di Pittelli, ma ha annullato senza rinvio l'ordinanza relativa all'accusa di rivelazione di segreti d'ufficio, della quale il penalista era accusato in concorso con l'ex ufficiale dei Carabinieri Giorgio Naselli e con l'imprenditore Rocco Delfino. Un calabrese siederà il 4 luglio prossimo per la prima volta nella storia dei tre grandi sindacati confederali sulla poltrona di segretario generale. Si tratta di Pierpaolo Bombardieri, che è stato ieri proposto, e la proposta è stata approvata all'unanimità, dal segretario generale uscente Carmelo Barbagallo, che lascia dopo 5 anni e mezzo e 2 mandati, come suo successore. Bombardieri ha 56 anni e di Marina di Gioiosa Ionica, laureato in scienze politica a Messina, impegnato nel sindacato dai primi anni 90, è stato segretario generale della UIL Università e Ricerca, poi fra l'altro è stato ricercatore dell'ISPESL occupandosi di progetti formativi per la sicurezza sul lavoro, oggi sappiamo l'ISPESL è confluita in INAIL. E dopo la sua elezione Barbagallo lo ha voluto prima come segretario organizzativo già nel 2014 e dal gennaio dell'anno scorso era stato eletto segretario generale aggiunto, dunque una successione nella linea della continuità. Vi ripeto, la proposta, cioè ovvero l'elezione formale di Bombardieri avverrà il 4 luglio prossimo, per quel giorno a Roma è convocato infatti il Consiglio Confederale. È invece un sindacato autonomo, il FIALS, a stare
combattendo una battaglia per quanto riguarda gli operatori sanitari relativamente a numerose, insomma, a numerosi aspetti di una vertenza molto complessa. Ieri il FIALS ha tenuto un flash mob in diverse città italiane. In Calabria l'iniziativa si è tenuta a Catanzaro, nel piazzale della cittadella regionale. Numerose, ripeto, le richieste: aumenti salariali, stabilizzazioni dei rapporti di lavoro da parte dei precari, assunzioni fino alla fine del 2020, avvio delle procedure concorsuali per nuove assunzioni, e poi si chiede il riconoscimento delle indennità e dei compensi straordinari per gli operatori coinvolti nell'emergenza Covid. È proprio partendo dall'emergenza Covid che il FIALS insiste appunto sul fatto che, insomma, non occorra aspettare un'altra pandemia per ricordarsi di infermieri, operatori sanitari e medici. Troppe volte, troppo in fretta, in troppi si sono scordati di quello che è avvenuto in particolar modo tra la seconda metà di febbraio e la fine di aprile nel nostro paese. Inoltre la FIALS si sente esclusa dalla trattativa per il riconoscimento delle misure economiche di sostegno aggiuntive per gli operatori impegnati nell'emergenza. Queste le parole di alcuni dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali. Rivendichiamo soprattutto in questo momento un nuovo contratto per tutti i professionisti sanitari. Un nuovo contratto che cosa significa? Che oramai siamo stanchi dell'elemosina da parte dello Stato, delle regioni, non ci accontentiamo più delle 100 euro, perché quello è stato veramente uno schiaffo morale alle nostre professionalità. Noi siamo dei professionisti laureati, siamo dei professionisti che siamo in continuo aggiornamento e rivendichiamo i nostri diritti e soprattutto uno stipendio adeguato. Uno stipendio di 1.500 euro oramai nel 2020 non è più sostenibile. Chiediamo appunto a un aumento contrattuale e un aumento, perché anche i nostri colleghi europei guadagnano più di noi, quindi non vedo perché anche in Italia tutti i professionisti sanitari non abbiano uno stipendio adeguato. Siamo qui anche oggi per ricordare soprattutto i nostri colleghi infermieri che sono deceduti in questo periodo di Covid-19, e questi palloncini rappresentano appunto i 41 infermieri deceduti durante questo periodo terribile, dove nessun sanitario si è tirato indietro, anzi ancora di più, abbiamo il massimo. Nonostante tutto, in quel periodo non ci fossero i dispositivi di sicurezza, anche perché noi operatori sanitari nelle strutture pubbliche abbiamo ben visto quello che succedeva durante i vari telegiornali che si sono susseguiti in questo periodo, dove i nostri politici avevano le mascherine FFP2, mentre gli operatori avevamo le mascherine date dalla nostra protezione civile, i cosiddetti Swiffer, e questa è veramente una cosa che non l'abbiamo accettata. Allora adesso noi chiediamo veramente uno scatto, e lo scatto per noi è quello di riprenderci la nostra dignità in stipendi adeguati e dignità in autonomia professionale per tutti i professionisti sanitari. Siamo diventati degli invisibili. In questo ultimo periodo aspettavamo il passaggio dal ruolo tecnico a quello sanitario, ma purtroppo il governo centrale e il TAR ci hanno bocciato, e quindi ancora una volta restiamo demansionati. Noi non siamo invisibili, ma siamo una forza, una vera forza, insieme a tutta l'equipe sanitaria. Se la politica non va dagli operatori sanitari, gli operatori sanitari vanno dalla politica. Fino ad oggi dalla politica, anche durante la pandemia, abbiamo visto solo apprezzamenti di natura cartacea, passerelle mediatiche e complimenti ludici. Vogliamo qualcosa in più. Cosa vogliamo? Vogliamo il giusto riconoscimento economico, vogliamo un contratto nazionale che valorizzi le professioni, vogliamo la riorganizzazione, o meglio la rifondazione, di un servizio sanitario regionale che fa acqua a tutte le parti, e non per colpa degli operatori sanitari ma da chi il settore l'ha gestito. Vogliamo la fine del commissariamento, vogliamo che al centro del problema si metta di nuovo il malato e l'operatore sanitario, non certamente la politica o il gruppo di politica. Vogliamo le assunzioni front line di infermieri, di OS, di tecnici, vogliamo i concorsi unici regionali, vogliamo la stabilizzazione dei precari, vogliamo una sanità a misura d'uomo, perché la gente, 60.000 calabresi l'anno, non siano più costretti in parte ad andare fuori a curarsi. Noi vogliamo tutto questo, vogliamo un tavolo tecnico che discute queste cose, non ci servono i comitati scientifici che non si sono mai riuniti. Alla Presidente 4 giorni fa abbiamo mandato delle PEC, le abbiamo mandate a tutti gli assessori, le abbiamo mandate a tutti i Presidenti di Commissione, le abbiamo mandate a tutti i consiglieri regionali, nessuno ci ha risposto. È proprio una vera vergogna, vergogna per chi forse è abituato a curarsi fuori della Calabria.
A Lamezia Terme la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 335.000 euro a Francesco Greco, residente a Lamezia anche se originario del Reggino, già conosciuto dalle forze dell'ordine. Fra i beni sequestrati una villa con terreno alla periferia sud di Lamezia Terme, due auto e alcuni depositi bancari. Il provvedimento è stato chiesto dalla Procura di Lamezia dopo indagini esperite proprio dalla Guardia di Finanza. L'emergenza Covid ovviamente ha modificato l'undicesima edizione della manifestazione in ricordo di Domenico Gabriele, il bambino morto su un campo di calcetto alla periferia di Crotone esattamente il 25 giugno del 2009. Era diventato un mini torneo, un piccolo torneo tra squadre di bambini e ragazzi. Quest'anno, per osservare le misure di contenimento del contagio, i ragazzi non potevano esserci. La manifestazione di ricordo in memoria di Dodò invece c'è stata. I ragazzi questa volta non c'erano. Il Covid li ha costretti a stare lontani dal campo di calcetto su cui il 25 giugno di ogni anno, ormai da 11 anni, nel segno del gioco e della socialità si rinnova il ricordo di Domenico Dodò Gabriele, vittima innocente di mafia, ad appena 11 anni. E su quel campetto a nord di Crotone che Dodò fu ferito a morte in un agguato di mafia mentre giocava a calcetto col papà Giovanni. Non era certo lui l'obiettivo dei killer che quella sera spararono in mezzo alla gente che giocava, uccidendo Gabriele Marrazzo, ferendo a morte Domenico e raggiungendo coi loro colpi di fucile altre 8 persone. Da allora ogni anno su quel campetto arrivano a giocare i ragazzi delle scuole calcio di tutta la Calabria, bambini che hanno la stessa età che aveva Dodò quel giorno. Quest'anno il Covid li ha tenuti lontani, ma la cerimonia in ricordo di Domenico, i suoi genitori, l'associazione che porta il nome del piccolo, la Lega Nazionale Dilettanti della Calabria e l'associazione Libera hanno voluto tenerla lo stesso. Per tenere viva la memoria, certo, ma anche per sottolineare ancora una volta che non esiste un posto sbagliato per le vittime di mafia, a maggior ragione se quel posto è un campo di calcio. Parole chiaramente del papà di Domenico non si sentono perché evidentemente si sentono dei rumori di sottofondo ed è chiaro che il canale audio non era quello giusto. Magicamente però stiamo cercando di recuperare, vediamo, proprio da quel punto, cioè dal momento in cui comincia a parlare il genitore del bambino ucciso. Un istante di attesa, ci stiamo provando, ripeto. Il fatto del Covid, noi siamo qui stasera. No, e allora no, dobbiamo rinviare purtroppo alla prossima edizione e farvi sentire nella prossima edizione appunto il resto del servizio, ci duole però purtroppo. È andata così. Parliamo invece dell'ennesimo dato dell'Istat, ormai è diventato il vero termometro dell'andamento del nostro paese, delle sue intenzioni, del suo modo di pensare e di agire. Stamattina è arrivata l'ennesima conferma, i consumi delle famiglie sono in netto calo, la propensione al risparmio viaggia in maniera parallela ma in direzione opposta. Chiaramente in questo momento gli italiani hanno timore e diffidenza e tendono maggiormente a risparmiare e meno a spendere. Consumi e corsa al risparmio, riduzione delle spese mitigata dagli aiuti del governo ed aumento della pressione fiscale. Ma proprio a giugno si rivede qualche spiraglio con la crescita della fiducia di famiglie ed imprese. L'Istat conferma che la pandemia ha modificato i numeri della nostra economia, ma anche il modo di agire degli italiani. Nel primo trimestre di quest'anno la pressione fiscale è aumentata ed è stata pari al 37,1%, in crescita di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sempre nel primo trimestre di quest'anno il rapporto tra deficit e PIL è balzato al 10,8%, mentre nello stesso periodo del 2019 si fermava al 7,1%. L'incidenza dell'indebitamento sul prodotto interno lordo è sensibilmente aumentata per la riduzione delle entrate e l'aumento delle uscite, che includono, spiega l'Istat, le spese straordinarie finalizzate ad affrontare l'emergenza, dalla cassa integrazione guadagni alle altre tipologie di indennità relative al mese di marzo. Ma sono i dati che riguardano le famiglie a restituire con nettezza l'idea della difficoltà del momento.
Da un lato, nel primo trimestre del 2020, il reddito lordo disponibile delle famiglie è sceso dell'1,6% rispetto al trimestre precedente. Il reddito in termini reali, ovvero il potere d'acquisto, è calato dell'1,7%, anche a fronte di una sostanziale stabilità dei prezzi. Dall'altro lato, la spesa per consumi finali si è ridotta del 6,4%. Per l'Istituto di Statistica si tratta di una brusca contrazione legata alle misure di contenimento dovute all'emergenza Covid, che come conseguenza fa registrare un aumento considerevole del tasso di risparmio. Difatti, la propensione a risparmiare delle famiglie è stimata al 12,5%, in rialzo di 4,6 punti percentuali rispetto al quarto trimestre del 2019. Commentando i dati, l'Istat sottolinea che le misure di sostegno ai redditi introdotte per contenere gli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria hanno limitato in misura significativa la caduta del reddito disponibile e del potere di acquisto delle famiglie. Ma l'atteggiamento degli italiani, segnala l'Istat, sta cambiando. Dopo il crollo dei mesi scorsi causato dall'epidemia, proprio a giugno sono tornati i primi segnali di ripresa della fiducia di consumatori ed imprese. In crescita sono tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori, seppure con intensità diverse, mentre con riferimento alle imprese, le stime evidenziano un aumento della fiducia diffuso in tutti i settori, dalle costruzioni al manifatturiero, dal commercio al dettaglio ai servizi. Diciamo che non tutto è filato liscio in questa edizione che è arrivata al termine, nella parte finale, se non altro nella parte finale di questa edizione del nostro telegiornale. Faremo meglio, certamente meglio, cioè torneremo alla normalità già dalla prossima, 19:15 il prossimo appuntamento col telegiornale. Ricordate tgcal24.it, adesso prima Otello Pro Fazio, poi Paolo Marra più tardi.